Ciao ragazzi e bentornati sul canale, io sono Raffaele. E io sono Sara. Meno male. E oggi vi portiamo a scoprire Cittadella. Cittadella è la città nativa di mio nonno paterno, che non ho mai avuto la fortuna di conoscere. Questa cosa mi spiace un sacco, ma spero che questo video in qualche modo piaccia anche a lui. Comunque, che aggiungi? Che oggi ci troviamo in Veneto, in provincia di Padova, e vogliamo portarvi con noi a scoprire la città. Quindi restate con noi, spero che vi piaccia tutto quello che vi racconteremo. E già mi porto avanti, per chi soffre di vertigini non consiglio un giro sulle mura, però ve lo facciamo scoprire più avanti. A dopo. Bene, il percorso comincia da Porta Bassano, che è la più importante delle quattro qui presenti a Cittadella, e in corrispondenza dell'ufficio turistico col quale siamo in collaborazione oggi, e da dove comincia il camminamento che tra poco percorreremo. L'avventura inizia visitando la sala affrescata della Casa del Capitano, il Museo Medievale e Rinascimentale, e poi si accede al camminamento. Il percorso viene definito museo a cielo aperto e possiamo bene immaginare perché. Comunque, ogni anno 70.000 visitatori tra italiani e esteri decidono di visitare questo meraviglioso posto, Cittadella e le sue mura. 5 euro il costo intero del biglietto, mentre 3 euro per il ridotto. Però per questo vi lasciamo tutti i link che troverete qui in descrizione e nell'articolo sul blog. Cittadella è l'unica in Europa ad avere un camminamento di ronda ancora integro e tutto percorribile. E ora ve lo facciamo vedere. Grazie a questo bellissimo camminamento di ronda che stiamo iniziando a fare, possiamo vedere da quassù il centro storico. Infatti alle nostre spalle quello che cos'è? Il Duomo. Più in là, diciamo. Là. Quello è il Duomo, che visiteremo più tardi, perché ad ora dobbiamo fare tutto il camminamento, che durerà circa un'oretta tutta la nostra passeggiata. Praticamente io sto correndo perché questo soggetto ha un po' di vertigini, questa cosa qui è terrificante. Tutto il camminamento. E comunque da quassù, oltre che si vede comunque il centro storico, che è questo alle nostre spalle, come avrete ben capito, ci sono quattro porte. La Porta Bassano è quella dove siamo arrivati, abbiamo trovato parcheggio gratuito, ma per tutto questo ve lo lasciamo, è scritto nel blog, quindi don't worry. Allora, ci troviamo sotto la Torre di Malta, che in passato era utilizzata come terribile prigione da Ezzelino da Romano, che era un po' cattivello, un tipo particolare, insomma. Ezzelino da Romano era un tiranno pazzo che passò e diventò famoso praticamente per, diciamo, i suoi modi carini di terrificare la gente. Cosa fece? Praticamente rese questa prigione una delle più terrificanti del tempo, giusto perché si divertiva così con qualcosa di macabro, del tipo di prendere i cadaveri e farli essiccare al sole per avvisare i suoi nemici che magari pensavano di fare qualcosa di male al buon caro Ezzelino, e di conseguenza lasciava i cadaveri essiccare al sole. Bene, ora andiamo avanti perché tra poco siamo a metà del percorso e lì abbiamo altro da raccontarvi. Andiamo. Bene, siamo a metà percorso e
dietro di me c'è la terrazza panoramica che è alta il doppio rispetto alle mura. Le mura infatti sono alte 15 metri, la terrazza, quindi voi che siete bravi in matematica direte, è alta 30. E avete ragione. Bravi! E ora saliremo. Il camminamento è partito da là, da quella porta lì. Abbiamo attraversato quell'altra porta che si è vista prima e quindi questa è la quarta. Mi sono trascinato e lei è arrivata qui sulla terrazza panoramica e da qua, ragazzi, c'è una vista che è veramente mozzafiato, cioè è incredibile, è qualcosa di stupendo, non quanto te, però è stupendo. Siamo a metà percorso, adesso rincominciamo, tempo che mi riprendo un attimo perché effettivamente se soffrite di vertigini, se si può fare come non si può fare. No, la cosa brutta è che ci sono le passerelle con i buchetti in mezzo o le grate trasparenti che si vede sotto. Quello è un po' fastidioso, in effetti, dà fastidio anche a me. Però lui, poverino, è provato. Comunque, finito il giro qua, poi dopo pranzeremo e al pomeriggio abbiamo la visita guidata che ci porterà all'interno del Duomo, ma quello ve lo racconteremo ovviamente tra poco. Questo teatro è stato voluto dagli abitanti di Cittadella ed è per questo che si chiama Sociale. Al suo interno troviamo il lampadario che è originario del 1800. Ancora ad oggi il teatro è in funzione e viene utilizzato per degli spettacoli. Come potete vedere da queste locandine, i primi sono veramente antichi. Ok, ci troviamo davanti alla chiesa del Torresino, è stata costruita nel 300, però ultimamente non la si può visitare se non per delle mostre che fanno di tanto in tanto. Il resto dei giorni è chiusa e, tanto per cambiare, l'abbiamo trovata chiusa. Adesso vi portiamo a scoprire altri luoghi. La particolarità di questo museo è che al suo interno ci sono solo opere che hanno a che fare con Cittadella. Questa alle mie spalle è la pista di pattinaggio che si trova in piazza Piero Bon, proprio di fronte al Duomo che tra poco visiteremo, e viene allestita solamente in questo periodo natalizio e poi tra pochissimo vi facciamo vivere tutta l'esperienza magica che c'è qua a Cittadella, portandovi a vedere come è stata allestita per tutto questo periodo di Natale che non vediamo l'ora che arrivi, per spacchettare tutti quei regali che aspettiamo durante l'anno. Abbiamo avuto un po' di sfortuna durante la nostra visita al Duomo, poiché quando stavamo per entrare in pratica siamo stati fermati in quanto stavano celebrando un funerale. Sì. E di conseguenza abbiamo dovuto tergiversare spostandoci in altre località. Poi siamo tornati e il funerale stava ancora andando avanti e noi siamo andati in giro per un'oretta, quindi avevamo più o meno calcolato questo tempo. Ma niente, alla fine, alla terza volta, entriamo, nel momento in cui siamo entrati hanno iniziato a spegnere tutte le luci, seppure il Duomo durante la settimana chiude alle 18 e sono le 4:30. Di conseguenza, con 2 ore e mezza d'anticipo hanno spento tutte le luci, il Duomo l'hanno chiuso. E vabbè, ci sarebbero delle cose da raccontarvi, ossia che è iniziato a essere costruito tra il 1770 più o meno e fino al 1800, ma poi in pratica è stato concluso nel 1900. All'interno c'erano anche delle opere che vi avremmo voluto mostrare, ma se spengono le luci e noi non usiamo il flash,
amici, viene un attimino complicato farvele vedere. Allora aspettiamo che la città si illumini, così così ve la mostriamo con questa aria natalizia. E poi siamo giunti alla conclusione di questo video. Durante il periodo estivo, praticamente da maggio fino a settembre, una delle cose più belle, secondo noi, da fare qua a Cittadella, qual è? È fare il giro del canale che circonda le mura in barca. Cosa figa? La barca la guidate voi. E noi ci siamo venuti a dicembre. Attenzione, cioè abbiamo capito il motivo per il quale hanno spento il Duomo. Come potete vedere alle nostre spalle ci sono queste lucine luccicanti tutte accese e si sono accese ora nel momento in cui hanno spento il Duomo. Quindi noi ci chiediamo... È un risparmio energetico, cioè ma siete troppo avanti. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video. Noi vi auguriamo un buon fine anno e un inizio di 2022, si spera molto migliore degli ultimi due appena passati. Speriamo che il video di Cittadella vi sia piaciuto e ricordatevi che fino al 10 di gennaio potete venire qua a pattinare sulla pista di ghiaccio che vi abbiamo fatto vedere prima. Sarà che aggiungi? Niente, cioè non si iscrivono, non lasciano like, non commentano, niente. Niente, no, non fate niente, questa volta vi lasciamo in pace così. Se vi va lasciate un like, se vi va lasciate un commento, se vi va ancora di più iscrivetevi al canale per supportarci in queste nostre avventure dove siamo molto contenti di portarvi sempre con noi. Vi aspettiamo in viaggio con noi, mi raccomando, sperando che nel 2022 insomma si possano fare viaggi senza mascherine, insomma queste cose che ormai ci portiamo dietro da 2 anni. E nulla, ci vediamo mercoledì prossimo? Sì. Ci vediamo mercoledì prossimo. Va. Ti va? Ti va? Sì, mi va. Okay. Ci vediamo mercoledì prossimo alle 19 con un nuovo video e chissà dove vi portiamo questa volta. Ciao ragazzi, buon anno, buon fine anno, buon capodanno, fate bravi. E ringraziamo l'ufficio turistico per questa collaborazione. Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale, io sono Raffaele e io sono Sara. Oggi vi portiamo a scoprire Cittadella. Cittadella è la città nativa di mio nonno paterno che purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere, però spero che questo video in qualche maniera piaccia anche a lui. Dove ci troviamo comunque? Cittadella si trova in Veneto, in provincia di Padova. No, scusate, rido per il video del bambino di Padova. È che adesso arriva una bambina dall'Islanda, ma sai dov'è l'Islanda? È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova l'Islanda. È vicino a Padova, esatto. Cittadella. E oggi vi porteremo con noi a scoprire il borgo e le sue curiosità e anche un po' di parti, curiosità storiche, parti storiche. Sei parti. Aspetta, comunque quando non riesco a dirlo, mi viene proprio in mente quel bambino, giuro. Cos'è che devo dire? A parte che in Veneto si trova in...